Oggi abbiamo visto il flash mob dello Special Olympics Italia, questa è la seconda edizione, l'anno scorso abbiamo già aderito a questo progetto di inclusione per la scuola e oggi appunto è la seconda edizione, è un progetto che vede la compartecipazione delle famiglie, un progetto di inclusione, è un progetto con cui si intende portare a conoscenza che la scuola è inclusiva, quindi accoglie tutti i bambini, il senso anche della mascherina che avevano oggi i bambini è quello di non aver paura di un contagio, noi vogliamo contagiarci, vogliamo aprirci agli altri, vogliamo essere aperti verso tutti e accogliere tutti. Cominciamo a sistemare i nostri alunni, quindi per prima l'infanzia, poi la primaria e la scuola media per ultima dietro. Cerchiamo di creare un bell'ambiente. L'infanzia, vedo che sono stupende, bellissime. Bellissime, bellissime. C'è un bel colore. Una bella giornata, tanta bella gente nella nostra bella Rogliano. Allora all'inizio si mettono l'infanzia, primaria, e in conto le scuole medie. Io, embrio. Cerchiamo di rendere visibile, anche le maestre devono parlare, ma ci devono abbandonare, forse un attimino più dietro,
se riusciamo a spostarli un po' più in trio. Se c'è spazio, no, invece di venire avanti un po' più indietro. E se i genitori gentilmente si mettono ai lati in modo che possiamo fare le riprese che poi verranno messe insieme a tutte le altre riprese delle piazze. Occhio al microfono. Eccoci qua, siamo quasi pronti. Abbiamo l'Istituto Comprensivo di Ogliano, una grande forza, insieme alla, ai Plessi, anche di Marzi, parenti. I genitori possono... I genitori se si mettono ai lati è meglio, perché così possiamo... Allora tocca ballare, quelli che stanno con i bambini devono ballare. Quindi una mascherina ai genitori, mascherina ai genitori. Le ragazze Chiara e Rossella se vengono avanti. È meglio così, siamo troppo attaccati, per dirlo alla Sara Cenera, allarghiamoci, se stiamo larghi è meglio, non è possibile ballare se stiamo troppo appiccicati. Facciamo questo sforzo ad allargarci, facciamo partire la macchina. Siete tutti invitati a ballare, comunque, non è un, una lezione privata, è un flash mob. Dai, carichiamoci un po', ragazzi, sennò fa freddo. Seconda edizione di Special Olympics. L'anno scorso c'erano i palloncini, quest'anno, come potete vedere, ci sono tanti bimbi mascherati. No, non è mal... Vi spiegherà un po' la collega Rizzuto. Allora, grazie per la presentazione e benvenuti a tutti. Questa è la seconda edizione del progetto di inclusione Special Olympics Italia, un progetto nazionale per noi, ma è un progetto internazionale. Considerate che le Olimpiadi dello Special Olympics sono state fatte l'anno scorso in America, quindi è un progetto internazionale. Noi lo caliamo nella realtà cosentina e per noi è una realtà di istituto verticale, perché è un progetto che dall'infanzia interessa la primaria e poi anche la scuola secondaria di primo grado. Le classi prettamente interessate sono le classi in cui ci sono ragazzini in situazioni di disabilità, ma è un progetto per dare festa e stare insieme tutti, indifferentemente proprio tutti. Il senso della mascherina è proprio questo. All'inizio del ballo i ragazzi avranno la mascherina, ma ad un certo punto, dopo poche battute, saranno invitati a toglierla, perché significa che noi diamo il segno
di un contagio che vogliamo che ci sia, perché vogliamo includere tutti, quindi vogliamo essere contagiati da tutti, non abbiamo paura dell'altro, ma abbiamo desiderio di incontrare l'altro, e questo è il senso della mascherina. Io vi ringrazio ancora, lasciamo lo spazio per i saluti delle autorità e poi iniziamo, perché si è fatto forse un po' tardi, abbiamo sforato come orario. Abbiamo qui con noi l'assessore Antonio Simarco e l'assessore Cicirelli e la consigliere Morena Salvino. Bene, grazie a nome del sindaco, dell'amministrazione, noi portiamo i saluti e accogliamo con gioia questi bimbi, questo progetto, salutiamo quindi gli insegnanti, quanti si sono predisposti perché tutto si realizzasse nel migliore dei modi, e facciamo un in bocca al lupo a tutti questi piccoli pargoli, grazie. Va bene, io rinnovo di nuovo i saluti per questa bellissima manifestazione a nome mio e a nome di tutta l'amministrazione comunale. Grazie. Cominciamo allora e partiamo con la prima prova. Mimmo, ci siamo, quindi già nella prima prova, se poi dobbiamo un pochettino allargarci, tenetene conto, eh? Io vi vedo troppo stretti. Ho problemi della testa, funziona di qua, quando va con suono di qua. Guarda che mi parte, si mi parte, un pochettino, vi assicuro che siete bellissimi, cari ragazzi, davvero bravi. Eccoci pronti, la seconda prova, vediamo che se si aggiunge qualcun altro. Lo scopo di un flash mob è proprio che partecipino un po' tutti. Show me.
Thank you.